Ehi, ma ve la ricordate quella scena un po' hot di Robert Pattinson in The Lighthouse? Ebbene, sono qui per parlarvene un po' e tendo a precisare che quando dovrò citare parole legate a persone che copulano o altro, utilizzerò le parole TikTok, dato che comunque nel mio ultimo video diciamo che vi sono piaciute. Ciao, sono Captain Nerd e bentornati su Chuck e Azione. Dunque, The Lighthouse, film diretto da Robert Eggers con protagonisti Robert Pattinson e William Dafoe. Di cosa parla? Parla di questi due uomini che si ritrovano ad affrontare la loro solitudine in questo faro vicino all'oceano. Solitudine e quindi ciò porta a essere feroci, ciò porta a impazzire, a fare cose che non hanno un senso, a vivere la vita di tutti i giorni come se fosse una cosa non vera, quindi ci sarà molta immaginazione nel loro modo di vedere, di pensare e di fare le cose. Quindi diciamo che queste due persone fanno cose strane, strambe e alla certa non capiscono più una mazza. Ma ora andiamo un po' al sodo, ovvero a quello che tutti volevano sapere. In questo film c'è una parte, una scena, anche abbastanza lunga per le riprese, poi vabbè, nel film sono pochi attimi. Però c'è una scena legata a un TikTok personale del nostro Robert Pattinson, che diciamo un po' sconvolto tutti coloro che amano l'attore e che comunque hanno un po' visto il film, talmente tanto che ha scioccato anche il regista. Il regista era lì dicendo: "Ma questo cosa fa? Io non so che fare, gli dico qualcosa, non gli dico nulla." E il nostro Robert Pattinson addirittura ha risposto a queste domande con: "Io stavo facendo la mia parte. Se nessuno mi dice nulla, se nessuno mi dice fermati, io vado avanti fino alla fine." E quindi ci ha un po' lasciato sorpresi questa risposta, dato che si tratta comunque di un film, di una videocamera davanti a te mentre fai certe cose, e di certo non si tratta di un film di TikTok. Il nostro Robert definisce poi quella scena una brutale scena di auto TikTok, che ha però reputato, se non necessaria, quantomeno d'impatto, considerando che è stata la prima cosa che gli hanno chiesto di fare. Prosegue poi dicendo: "È sempre bello fare qualcosa di non scontato per la tua scena iniziale, e per quella prima ripresa sono andato veramente alla grande. Era davvero distante da tutto quello che avevamo fatto nelle prove. Mi sono accorto che il regista, Eggers, era un po' sotto shock, ma ho pensato, ok, nessuno mi ha detto di smettere, quindi andrò dritto per questa direzione." E appena l'ho fatto, le cose hanno cominciato a girare per il verso giusto. E vorrei anche vedere che hanno girato per il verso giusto, anche perché se a livello registico si riesce a montare quella scena in un modo tale da far capire al telespettatore che non è un film di TikTok, ma è solo una scena legata alla circostanza di tutto ciò che avviene nel film, il telespettatore non può che rimanerne contento. E questo fu soltanto uno dei film in cui egli esegue dei veri e propri TikTok su se stesso, ma ce ne sono anche altri, perché infatti l'attore ha fatto la stessa cosa in Damsel, in The Devil All the Time e molti altri. In ogni caso vorrei tanto sapere anche voi cosa ne pensate di quella scena, se vi è piaciuta, se è un po' troppo spinta, se volevate fosse fatta in un modo diverso, e magari scrivetemelo nei commenti. Io vi ringrazio per avermi seguito, vi chiedo di iscrivervi al nostro canale su YouTube cliccando anche sulla campanella che è sempre una cosa importantissima. E seguiteci anche su Facebook e Instagram e da Captain Nerd. Qui oggi è tutto e noi ci rivediamo presto al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!